Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Radio Manamana Sport presenta Manabox. Manabox. Sportivi, buonasera e ben trovati con il consueto appuntamento del giovedì con Manabox dalle 20.30 alle 21.30 e come sempre tanti ospiti e tanti argomenti che andremo a trattare nel corso della nostra trasmissione. Come sempre diamo la buona serata al nostro Valerio Monti. Ciao Valerio. Ciao Francesco, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sempre pronto, Valerio. Sempre operativo. Siamo sempre pronti. Intanto diamo la buona serata anche ad Antonio Romano in cabina di regia. Vi do subito i numeri per inviare i vostri sms al 389 650 7676, ripeto 389 650 7676. Allora, tra un po' ci collegheremo con Davis Boschiero e con Valerio Lamanna, quindi partiamo subito alla grande con la nostra trasmissione. Tra un po' vi vado a presentare anche gli altri ospiti che abbiamo invece qui all'interno dei nostri studi. Allora, diamo la buona serata a Davis Boschiero. Ciao Davis! Buonasera a tutti! E allora, direttamente da Padova, no Davis? Sì, da Piove di Sacco, siamo qui in palestra io e il maestro Gino Moreo. E allora raccontaci un po' quello che è accaduto la settimana scorsa, insomma, hai difeso e mantenuto questo importante titolo, è stato un match anche abbastanza, possiamo dire, duro, Davis? Sì, molto duro, perché l'avversario era anche mancino, quindi ci è toccato lavorare con pugili in guardia destra e anche il maestro con le figure, quindi è stato un match molto intenso e duro. E allora intanto diamo anche la buonasera a Valerio Lamanna che è in collegamento telefonico. Ciao Valerio. Buonasera Francesco, buonasera a tutti gli ospiti e buonasera a tutti i radioascoltatori di Manabox. E allora Valerio, abbiamo con noi Davis Boschiero, stiamo ripercorrendo un po' quello che è successo la settimana scorsa. Come ho detto a Davis, è stato un incontro abbastanza duro, no? Sì, sì, è stato un incontro abbastanza duro, come è logico che doveva essere, in quanto il suo avversario Frenois, oltre ad essere lo sfidante ufficiale designato dall'EBU, era anche il numero 2 del ranking mondiale WBA e numero 4 del ranking mondiale IBF, quindi insomma era un avversario di alto spessore internazionale. Quindi era sulla carta, possiamo dire, non era un incontro facile, no? Già era stato detto alla vigilia che sarebbe stato per Davis un incontro abbastanza duro, no Davis? Sì, infatti se lui era venuto per vincere, io lo potevo perdere, perché si sa, se lui vinceva aveva sempre un traguardo, poi aveva subito dopo 3-4 mesi aveva altri impegni. E come per lo stesso per me il discorso, perché pugilato non è un torneo che puoi farlo ogni mese, c'è una preparazione, ci sono delle classifiche da rispettare, quindi se io perdevo era una brutta cosa per me. Ecco, ricordiamo il verdetto 117-111, 117-111 e 117-112. Io ti faccio un'ultima domanda, poi passo anche vado a presentare anche gli altri ospiti della nostra trasmissione che vorranno sicuramente farti qualche domanda. Qualcuno ci ha detto, insomma, sei arrivato a questo incontro da imbattuto, come del resto era anche il francese. Questo ti ha un po' condizionato, Davis?
Ma un po' mentalmente, perché sai, ogni avversario, dicono, detto che è bravo, poi anche la mia pagina Facebook, che ho molti fans, mi dicevano: guarda, stai attento che è difficile, che è bravo. Qualcuno addirittura ha detto che perdevo. No, guarda, io ho una testa un po' abbastanza forte, credo al mio maestro, credo a chi mi sta intorno soprattutto. Poi quello che mi dicono diventa da un vecchio e esce dall'altra parte. E ho lavorato molto in palestra anche con la testa, quindi, e mi sono caricato l'ultimo giorno, cioè l'ultima ora, proprio convinto di vincere e di fare un bel match. Il fisico si fa, si costruisce in palestra, ma un buon 70% è sempre la testa. Ciao Davis, vorrei salutarvi, sono il maestro di Davis Boschiero da quando ha iniziato a fare la box. Mi chiamo Gino Preo, nell'ambito pugilistico mi conoscono tutti. E Davis ha preparato questo match molto consenzioso, sapeva della difficoltà dell'avversario. Il match non è stato duro in se stesso, è stato difficile. È stato difficile perché l'avversario si è dimostrato degno di quello che si diceva, imbattuto, difficile, mancino e con un valore internazionale. Quindi per Davis è stata una grandissima prova e ci fa ben sperare per il proseguo, che il nostro obiettivo, l'obiettivo di Davis, è il campionato mondiale. Ecco questo qua. La preparazione è stata meticolosa, come solito, noi non trascuriamo niente. Davis mi, tra virgolette, mi maledice quando lo preparo, ma i match si vincono in palestra, io dico. Cioè bisogna fare tanto allenamento. E difatti la mia soddisfazione è che Davis è finito le 12 riprese, aveva ancora fiato, con il salto che ha fatto sulle corde si è visto chiaramente. Una cosa mi trovi da dire, ci sarà anche Valerio che mi ascolta o chi ha visto il match per TV. Sono un po' così, non critico, ma insomma non voglio fare polemiche, ma quei commentatori della Rai TV, che c'era anche il grande Nino Benvenuti, sembrava che il match fosse in bilico per il verdetto, invece i giudici lo hanno smentito clamorosamente, perché 5-6 punti è un bel vantaggio, e quindi il match era così. E per il signor Novelli e anche per Nino sembrava che il match fosse un po' in equilibrio. Il match è sempre stato difficile, ma l'ho avuto in mano sempre Davis, e soprattutto dall'ottava ripresa in poi, quindi il pugile che voleva vincere era Davis. E allora, da un maestro ne passiamo a un altro, Valerio Monti. Ciao Gino, sono Valerio, allenatore di Domenico Spada. Sì. Sì, io ho visto Davis un po' col freno a mano tirato i primi 4 round, poi dopo piano piano si è sciolto, l'ha colpito forte un paio di volte, il match ve lo siete portati via abbastanza tranquillamente. Bravo, è stato, sì. E adesso ho visto che Lebo ha designato Fecatilli come sfidante ufficiale. Che fate, difendete il titolo o provate a fare il mondiale? Ecco, Lebo ha fatto il suo, diciamo, il nostro obiettivo è il titolo mondiale, perché lo merita, siamo consapevoli, adesso Davis è forte, si sente bene, e adesso è il momento. È chiaro che se per il titolo mondiale ce la tirano lunga, adesso a dirla così proprio papale, difenderemo ancora il titolo, ma noi siamo qui in attesa che ci diano una data per il mondiale. Sia WBA o WBC, ma credo WBC, insomma WBC, che è il giapponese Miura, ecco, che abbiamo anche visto e abbiamo fiducia. Ecco, intanto io presento anche gli altri ospiti della nostra trasmissione, sono qui con noi in studio, parliamo di Franco Piatti e Daniela Valeri, che fanno parte della commissione che sta lavorando per la Federazione Pugilistica. Buonasera a voi. Sì, sì. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gino, come stai? Ciao Franco. Senti, vabbè, io ti volevo fare un grande bocca al lupo per il futuro di Davis. Sono convinto che riuscirà in questo evento del mondiale. E tutto sommato non mi dispiacerebbe fare ancora una difesa del titolo europeo con Fecatilli, anche perché
farebbe ancora un completamento della sua preparazione. Ti faccio un grande in bocca al lupo. Ok, da buon tecnico vedi le cose come siamo colleghi, no? E la vediamo nella stessa maniera. Siamo i maestri che ci chiamano vecchio stampo, ti ricordi? Sì, sì. vero. Ciao, è quello che ci vuole. È pronto a tutto. Speriamo bene che ci aiutano. Sicuramente. Anche voi con la radio cercate di fare pubblicità a questo sport meraviglioso. Che ci sia qualcuno in Italia che dica vogliamo organizzarlo in Italia il campionato mondiale di boschiero. Questo sarebbe il massimo. Chissà, sì. Organizzarlo a Roma, non lo so. Allora andiamo da Daniela. Daniela. No. Buonasera a tutti, Daniela. Ciao Francesco, ciao Valerio, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mana Sport. Ciao maestro, buonasera, ciao. Noi non ci conosciamo di persona, ma ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te e a Davis Boschiero per questa nuova avventura che vi apprestate a portare avanti, insomma. E comunque se c'è l'intenzione, la volontà da parte di qualcuno di portare il mondiale qui in Italia, incrociamo le dita, avete il nostro supporto qui dal Lazio. Bene. Saremo ben contenti di supportare. Quindi il Lazio è pronto per ospitarvi, insomma, vediamo un po'. In qualche modo. Allora, prima di salutarci, volevo nuovamente ritornare da Davis e sentire anche una battuta da parte di Valerio Lamanna. La Valerio. Sì, ecco, io mi intromettevo per dire innanzitutto che Davis il suo mondiale l'ha già vinto, ricordiamolo che ha sfidato il campione in carica che era Takahiro Aho a Tokyo, aveva stravinto il suo incontro, quindi stiamo già parlando di un potenziale campione mondiale. Ovvio, ora lui è il campione europeo in carica. È stato nominato ovviamente uno sfidante da parte dell'EBU. Ricordiamo anche che avendo sostenuto una difesa ufficiale, Boschiero potrebbe anche eventualmente fare una difesa volontaria prima di Fegatilli, se le cose per il mondiale dovessero andare alle lunghe, magari. Bravo, non Valerio. Rischiare. Bravo Valerio, hai parlato giusto. Giusto Davis. Cioè, perché rischiare un match all'ultimo tanto con Fegatilli? Facciamo una difesa volontaria. Ma io spero che non ci sia bisogno neanche di quella. Cioè, tu sei un pugile che ora ha bisogno di fare il titolo mondiale. L'europeo ti sta stretto, a mio avviso. Bene, sì, le cose che avevamo pensato anche noi, parlavamo proprio, guarda, prima della trasmissione. Parlavo con Gino che sarebbe importante anche di combattere gennaio, dicembre, insomma. Ma anche ti sentiamo. Ricordiamolo ancora una volta, Davis Boschiero è numero uno del ranking mondiale WBC, numero 7 del ranking mondiale WBA e ha battuto Frenois che era il numero 2 in carica, è numero 3 del ranking mondiale IBF e WBO. Signori miei, se deve fare ancora una difesa dell'europeo, ditemi voi. Quindi quello che... vero Valerio, parole sante. Allora, noi stiamo per salutare Davis, ovviamente noi lo ringraziamo per il suo intervento alla nostra trasmissione. Allora Davis, noi speriamo di risentirci presto, insomma, di averti nuovamente ospite alla nostra trasmissione, anche se ti trovi nella tua Correzzola, giusto Davis? Sì, Correzzola. Ecco, quindi invitiamo anche così un po' gli ascoltatori di Roma a recarsi nel Padovano per seguire i tuoi incontri e poi, come abbiamo detto, speriamo di poter anche ospitare qui a Roma un incontro mondiale. Così se mi fanno sfidante ufficiale mondiale, verrei volentieri, magari una settimana prima verrei a trovarmi un po' volentieri. Sicuramente. Allora Davis, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, quindi a risentirci a più presto. Grazie all'intervista, molto gentili. Ciao, grazie, complimenti. Ciao. Grazie a Davis Boschiero, ricordiamo campione europeo dei pesi super piuma. Prima di salutare anche Valerio Lamanna che gentilmente è intervenuto, ma ormai Valerio è uno di casa. Insomma Valerio, abbiamo sentito bello carico Davis, no? Ma Davis ha fatto un gran lavoro insieme al suo maestro, al suo team, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché comunque aspetta questa chance mondiale dal match che ha disputato a Tokyo, dove è stato
derubato del titolo mondiale. Quindi calarsi in una realtà europea, difendere il titolo europeo per ulteriori 3 volte, è stato un po' difficile per lui, anche perché veniva da una prestazione non troppo brillante fatta da, contro il francese durante la difesa volontaria, e ha dovuto tirar fuori, diciamo, tutto quello che diciamo è stato il lavoro in palestra, ma per un discorso personale, per un discorso proprio legato al pugile Davis Boschiero. L'unico qui che non poteva vincere Fenoy, ma poteva perdere solamente del Davis Boschiero, perché è veramente il pugile italiano che è più pronto per andare a vincere un titolo mondiale. Sicuramente, quindi... Ovviamente oltre al nostro Domenico Spada, che c'è là il mio amico Valerio Monti, mi dispiace del match che è saltato contro Andy Lee, e credo che sia stato anche difficile calarsi in una realtà praticamente opposta, quindi passare dal ring di Manchester al sottoclù del Veneto, lì di Piove di Sacco, di Padova, insomma, non era la stessa cosa, è stato difficile, credo. Vabbè, quindi avremo modo comunque di vedere prossimamente Domenico Spada. Allora Valerio, noi ti salutiamo, dove sarai protagonista prossimamente? Allora, il prossimo 2 di novembre sarò a Pescia Romana per la riunione organizzata dalla AEB Events di Alessandra Branco in collaborazione con la Massai Box, dove sarà impegnato Orial Colai. L'8 di novembre ci sarà la prima difesa del titolo italiano dei pesi leggeri da parte di Manuel Lancia a Villanova di Guidonia, in provincia di Roma, con l'organizzazione della BBT di Davide Buccioni. Ecco, quindi hai dato già l'anticipazione della difesa di Manuel Lancia appunto a Villanova venerdì 8 novembre presso la palestra Giovanni XXIII. Questo è il primo appuntamento e affronterà lo sfidante Gianluca Ceglia. Valerio, io ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Ringrazio io voi, un saluto a tutto lo studio e volevo salutare i tanti tifosi di Davis Boschiero che stanno ascoltando la trasmissione in streaming. Lo so, difatti abbiamo avuto modo attraverso il suo sito di vedere le tante persone che hanno inviato i messaggi appunto per ricordare appunto questo appuntamento di Davis Boschiero alla nostra trasmissione. Valerio, a risentirci, ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, grazie a Valerio Lamanna. Allora, abbiamo un po' ripercorso quello che è successo, Valerio, la settimana scorsa con la vittoria di Davis Boschiero, però oggi parleremo ampiamente del pugilato femminile. Prima di arrivare a parlare con i nostri ospiti, facciamo invece un passo indietro andando a rivedere un po' quello che è successo nel corso della settimana per quanto riguarda gli altri incontri. Ma gli altri incontri parli a livello femminile? Cioè, no, parlo a livello maschile, ovviamente. Così. Poi entreremo nello specifico parlando di pugilato femminile. C'è stato il mondiale dei pesi massimi fra Klitschko e Povetkin a Mosca. Era un match che destava un po' di interesse perché Povetkin aveva battuto 5 volte Cammarella da dilettante, è stato medaglia d'oro olimpico, insomma si aspettava qualche cosa di più, ma Klitschko ha una box forse brutta da vedere ma estremamente efficace, l'ha messo in terra 5 volte, ha stravinto ampiamente i punti e fondamentalmente penso sia uno dei pesi massimi più forti della storia insieme al fratello, e è di oggi la notizia che ha offerto 50 milioni di dollari a Lennox Lewis per tornare a combattere. Però da buon inglese Lewis ha detto che lui per meno di 100 milioni non si muove. No? E poi ricordiamo anche l'età. Sì, ha 48 anni, vinse l'ultimo match contro il fratello di Vladimir Klitschko, e anche se il match lo stava perdendo per un taglio sotto l'occhio è stata la vittoria per KO tecnico quando stava perdendo i punti però. Ecco, io chiedo sia a Franco che a Daniela, ma si può un pugile a 48 anni ritornare sul ring? Questa è soltanto una questione legata al fattore economico, no? Partiamo da Daniela. No, secondo me assolutamente no. O non si smette mai, non si mettono mai fuori i piedi dal ring, o non si può risalire sul ring ad una certa età. Assolutamente non sono d'accordo. Una volta che uno decide di intraprendere una carriera, quale può essere da tecnico di pugilato, da procuratore, qualsiasi altra cosa, ma no, risalire sul ring dopo aver smesso, no, mai. Assolutamente. Ecco, noi abbiamo la dimostrazione. Abbiamo varie dimostrazioni anche qui da noi. Infatti, poi. Infatti, no. Ma poi
la cosa più importante è che quando ci vediamo sopra il ring, persone che hanno 48-50 anni ci lasciano un po' perplessi, il fatto che i giovani non ci sono, insomma, ecco, quando invece potremmo lavorare molto di più con le fasce d'età un po' più giovani, ecco. Ecco, noi parliamo ad esempio di Silvio Branco, che insomma però è un pugile che ha sempre sì, si è sempre allenato, ma io insomma non ho nulla contro queste persone che a una certa età continuano, ma evidentemente al di là che i giovani non ci sono, ma è anche vero che hanno proprio la forza di spirito, la forza di volontà di continuare a combattere. Io ammiro molto, che tra l'altro conosco benissimo, sia Silvio, Gianluca, insomma, ragazzi che non si danno mai per vinti e stanno sul ring e con una preparazione atletica che farebbero veramente invidia a tanti insegnanti che hanno giovani che non riescono magari neanche a fare tre riprese, insomma. Ecco, noi come sempre salutiamo anche Emanuele Lancia, che ormai è diventato il nostro assiduo ascoltatore, perché ci manda un messaggio: grazie per la pubblicità della mia difesa, un saluto a voi, al grande La Manna. Questo targato ovviamente Emanuele Lancia, che noi lo salutiamo e ovviamente ricordiamo l'appuntamento, ma avremo modo la settimana prossima proprio di avere con noi Emanuele Lancia, che ci parlerà appunto di questa difesa dell'8 novembre. Allora, noi tra un po' ci fermeremo in questa prima parte per la pubblicità e poi daremo ampio spazio ovviamente al pugilato, quello femminile, con i nostri ospiti, perché abbiamo tantissime notizie. Poi verso il finale della nostra trasmissione avremo anche l'intervento di Alessandra Branco, che sta organizzando appunto questo match del 31 a Civitavecchia. Valerio, insomma, abbiamo visto un po' quello che è accaduto per quanto riguarda la box, possiamo dire mondiale, a livello mondiale. Sì, c'è stato anche l'esordio al professionismo di Joshua, che era medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi, che ha battuto Camarella in finale. Ha ridicolizzato il nostro povero Emanuele Leo, che si presentava con 8 match imbattuto lì, ha perso in meno di un round, è stato demolito. È tornato a combattere Cotto, ex campione del mondo dei leggeri, super leggeri e welter, ha battuto Rodriguez in 3 round e adesso aspira a fare qualche cosa anche da peso medio. Vediamo un attimino, Bob Arum sembrava interessato a un match fra lui e Martinez per il mondiale WBC dei pesi medi in giugno, però vediamo un attimino come andranno le cose. Ecco, Valerio, abbiamo parlato del prossima difesa di Manuel Lancia con il campano Ceglia. Che tipo di incontro prevedi, insomma, questa prima difesa? Per una difesa volontaria è un incontro ostico. Ceglia è un buon pugile, Manuel è forte, però ha fatto tante battaglie fino adesso, quindi dovrà andare molto cauto, dovrà stare attento. È un titolo, cioè un match alla sua portata comunque. Ecco, poi avrà la possibilità di disputare questa difesa di fronte al proprio pubblico. Sì, sappiamo quello che è accaduto quando ha, insomma, si è incontrato contro Di Silvio, insomma, c'è stata molta partecipazione. Sì, credo sì, che ce ne sarà altrettanta, no? Assolutamente sì, Manuel è molto seguito lì e quindi sarà un bel match. Sicuramente un bel match, che come ho detto ne parleremo ampiamente la settimana prossima. Allora, siamo arrivati, io intanto vi ricordo ancora i nostri numeri per quanto riguarda i vostri messaggi al 389-650-7676, ripeto 389-650-7676. Tra un po' parleremo ampiamente, come ho detto, di pugilato, quello femminile. Allora, io direi di anticipare con Antonio Romano in cabina di regia la pausa pubblicitaria. Ci troviamo tra qualche istante per la seconda parte di Manabox. Ladies and gentlemen, Radio Manamana Sport. One station, one fashion. Manamana Viaggi, un'esperienza da vivere. Da ottobre in esclusiva su queste frequenze. E gira, gira il mondo. E gira il mondo e giro te. Radio Manamana Sport vi aspetta sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Clicca mi piace e potrai partecipare a tutte le nostre iniziative e ai nostri concorsi. Diventa anche tu amico della nostra pagina ufficiale di Facebook e clicca mi piace.
L'Università Nicolò Cusano è la mia università, un posto che mi aiuta a diventare grande. Qui seguo lezioni in presenza e grazie al mio tutor non mollo mai. Ma c'è di più, se sono a casa mi connetto e seguo le lezioni online. La mia università è la tua università. Vieni anche tu alla Nicolò Cusano. Per info 800 98 73 73 o visita il sito www.unicusano.it. Vulcano Gym, box amatoriale, box agonistica, ginnastica posturale, pilates, kickboxing, muay thai, total body, zumba. Vulcano Gym, via Silvio Pellico 26, Santa Maria delle Mole, telefono e fax 06 93 51 187, sito internet vulcanogym.com. A tutti gli ascoltatori di Radio Manamana Sport una t-shirt in omaggio. Il Corriere Laziale, quotidiano di informazione interregionale. Calcio, dai più piccoli alla massima serie. Cronaca, cultura, spettacolo e tutti gli altri sport. Il Corriere Laziale, dal 1973, vi aspetta in edicola. Dal lunedì al venerdì, sito internet www.ilcorrierelaziale.it. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Il ristorante Pizzeria Le Streghe vi aspetta tutte le sere con carni argentine, danesi, bisonte americano e manzetto prussiano. Una cucina ricercata con sapori tradizionali, dai primi alle pizze, ai contorni e ai dolci. Giardino esterno e saletta privata. Ristorante Pizzeria Le Streghe, in via Tuscolana 643, telefono 06 76 74 777. Il lunedì pizza a volontà a soli 10 euro. Sono le 20 e 57 minuti primi, di nuovo in diretta dall'Università Unicusano, sempre su Radio Mana Mana Sport con Mana Box, con noi in studio Valerio Monti, ma come abbiamo detto in precedenza abbiamo con noi in studio Franco Piatti e Daniela Valeri, che fanno parte della commissione che sta lavorando per la federazione pugilistica. Prima di andare con i nostri ospiti ad analizzare i risultati che si sono verificati negli assoluti femminili che si sono disputati a Padova dal 27 al 29, chiedo a Franco e poi a Daniela di fare un po' il bilancio sul pugilato femminile. C'è una crescita abbastanza importante, no Franco? Sì, sì, in effetti sì. Abbiamo iniziato a lavorare circa 2 anni fa su questa attività di boxe femminile. Così come ci siamo avventurati io, Daniela e Francesca, che facciamo parte ora della commissione regionale riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana, per cui è una piccola parte, un decentramento che fa parte della federazione. Noi che rappresentiamo il Lazio. Abbiamo iniziato 2 anni fa così avventurandoci e abbiamo visto che l'attività sta andando bene, le ragazze rispondono bene, poi il pugilato femminile diciamo che per loro è una nuova scoperta della boxe, e per cui abbiamo una frequenza ogni qualvolta facciamo dei ritiri di numeri che anche a noi ci ha un po' sorpresa. Abbiamo iniziato con 7, 8, 10 ragazze, adesso sull'ordine di 40-50 ragazze a ritiro regionale. Poi alla fine abbiamo cercato di far capire a tutta la nazione che è così che dovrebbe andare il pugilato. Cioè, mentre la federazione per trovare una ragazza deve organizzare tornei, insomma c'è un congruo spese a livello federale, a livello economico, mentre noi qui nel Lazio facciamo i nostri raduni, facciamo dei confronti interregionali con le altre regioni, dopodiché da lì esce fuori il campione, perché facciamo fare tanta di quell'attività e che poi in effetti ci ha dato ragione, perché ultimamente io sono appena tornato da una bella avventura che sono stati i mondiali junior youth ad Albena in Bulgaria. Tra le 11 partecipanti della nazionale c'erano 4 che erano del comitato regionale Lazio, ragazze che abbiamo seguito da 2 anni a questa parte con pochissimi match,
non hanno sfigurato, anzi hanno rappresentato bene la nazione portando dei buoni risultati, perché io da tecnico e la mia esperienza insegna tanto che fare tre match in un mondiale non è facile. Non è facile, certo. Superare i mostri, chiamiamo così, tra virgolette, ucraini, dell'Azerbaigian, del Kazakistan, della Russia, e noi l'abbiamo fatto. Certo, poi dopo fare tre match e arrivare lì con 7-8 match all'attivo contro una russa, un'ucraina che hanno 30-40 match, non è facile. E poi, tra altre cose, poi sono tra nazioni anche che a livello pugilistico sono in forte crescita, ovviamente maggiormente quella maschile. Guarda, ti lascio pensare solo una cosa: la nazione che diciamo che è l'America, sono arrivate con 5 elementi, 4 medagliate, tra i quali 2 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. E con questo già ho detto tutto. Noi ci presentiamo lì con un lavoro appena fatto, appena iniziato, con ragazze giovani, noi parliamo ragazze di 14-16 anni, 14-16-17, che vengono lì con 7-8 combattimenti, eppure si trovano sti mostri, e vi garantisco, è stata un'emozione per me. Hanno fatto un torneo stupendo, e senza nascondere poi che tra l'altro c'è stato anche, siamo stati anche defraudati di una medaglia, perché noi nei quarti di finale con Miriam Podda, che è un elemento che fisicamente può dare testa a qualche maschietto, però ha fatto tre match stupendi. Il primo battendo un ungherese, sul classandola, proprio sulla tecnica e tutto. Poi ha incontrato una tedesca forte fisicamente, l'ha battuta. Terzo match è stata tutta una risata, perché lei ha vinto, stravinto bene, i giudici, i 5 giudici davano ragione al verdetto, che erano 3 favorevoli alla Podda e 2 risultati di parità. Però il nuovo regolamento AIBA dice che, escludendo dei 5 giudici 2, e da lì ha giocato la fortuna. Da parte dell'australiana è uscito fuori che 2 giudici esclusi erano i 2 che avevano dato verdetto alla Podda, per cui la Podda aveva un giudice a favore e 2 pari, i 2 pari davano la preferenza all'australiana, per cui la Podda ha perso 2-1. E quindi un po' d'amarezza. È un'amarezza, cioè, sì. Daniela. Comunque volevo ricordare che una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo a casa ce la siamo riportata. Ecco, quindi l'oro di Irma Testa, 52 kg junior della Campania, e Roberta Bonatti dell'Emilia Romagna, bronzo, sempre una junior. Quindi tutto sommato i risultati sono arrivati. Sì, sono arrivati. Ecco, invece chiedo a Daniela, parliamo, noi siamo una radio laziale e quindi sì, vogliamo così sentire un po' dalla tua voce un po' com'è la situazione pugilistica femminile laziale. La situazione qui nel Lazio fortunatamente procede molto molto bene, e parlano i numeri. Siamo arrivati ad oggi ad 85 tesserate per la regione Lazio, pensando che l'anno scorso erano all'incirca 72-73 tesserate. Quindi abbiamo raggiunto veramente un grande se numero di tesseramenti. Qualcuno può pensare a un numero basso, insomma. Però no, non è siamo in realtà la prima regione. Lo dimostra il fatto che a questi ultimi assoluti di Padova, il Lazio è stata la prima regione ad essere rappresentata da ben 13 atlete, di cui poi 4 sono arrivate in finale. Siamo stati un po' penalizzati nella categoria 60 kg perché 6 ragazze erano del Lazio, quindi ci sono stati 3 derby uno dietro l'altro. Però considerando che la regione Lazio è stata la regione più rappresentata, significa che stiamo lavorando bene noi come commissione regionale, e stanno lavorando bene gli insegnanti nelle palestre. Soprattutto. Questo è importante, insomma. No, bisogna sottolineare. Valerio c'è testimone, no? Valerio è uno dei nostri, in realtà. Difatti, scusa Daniela, ma difatti è da sottolineare questo. È da perché sottolineare, noi diciamo che supportiamo il loro lavoro, però diciamo noi siamo così, tra virgolette, talent scout di queste ragazze, però in realtà il lavoro viene effettuato in palestra. Io non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli istruttori del Lazio che
mandano o portano le ragazze a questi raduni. Grazie veramente. Ecco, io chiedo sia a Franco che a Daniele, chiedo un po' come vengono così preparate queste ragazze ad affrontare dei match importanti, no? Quindi su dei palcoscenici importanti. Ecco, prima Franco ha parlato di numeri, numeri importanti, no? Parlando di queste atlete italiane che si sono che hanno affrontato delle atlete che sicuramente da più tempo hanno iniziato a praticare questa disciplina. Ma difatti noi in questi raduni sembra strano, ma noi ogni raduno che facciamo, distanziati da 15-20 giorni dall'uno dall'altro, vediamo un netto miglioramento delle atlete. Il che significa che noi non è che vengono da noi e facciamo soprattutto tecnica individuale per ogni singolo atleta, noi facciamo un lavoro di rifinitura, ovvero sparring, qualche volta facciamo anche tecnica, ma noi, quello che a noi fa piacere è che tutti gli insegnanti del Lazio, gli istruttori che seguono queste ragazze, hanno capito che stiamo sulla strada giusta e il lavoro che noi facciamo durante questi raduni loro percepiscono che lo facciamo proprio per portare queste ragazze a livelli molto più alti e loro di conseguenza in palestra si applicano con una metodologia più avanzata e molto più forte, diciamo. Infatti dalla diffidenza iniziale, perché sfido chiunque di noi a mandare il proprio allievo, in questo caso la propria atleta, ad un raduno con persone che magari uno non ha mai visto, non ha mai conosciuto, e dalla diffidenza iniziale adesso c'è piena fiducia. Noi con il maestro Piatti il 13 e il 14 di settembre abbiamo fatto un raduno collegiale ad Arezzo insieme alla nazionale femminile e al tecnico responsabile delle nazionali femminili Emanuele Renzini, e abbiamo portato una rappresentativa del Lazio. E le ragazze sono venute insieme a me, insieme a Francesca Giordano e insieme al maestro Piatti a questo raduno, cosa che molto probabilmente un anno fa, due anni fa non sarebbe mai successa, perché mai nessuno si sarebbe proprio fidato ad affidarci queste ragazze. Quindi con il lavoro che stiamo facendo, con i risultati che stiamo portando, più si va avanti e più si crea una sorta di legame, perché si crea proprio un legame che va al di là dell'insegnare il pugilato, perché poi, come diceva il maestro, non è in realtà compito nostro, perché le ragazze il lavoro lo svolgono nelle proprie palestre. E si instaura proprio un certo tipo di legame, per certi versi anche affettivo, non solo di fiducia. Sì, infatti cresce. E crescendo proprio in questo modo riescono a crescere anche agonisticamente. Tra di loro, tra tutte le partecipanti ai vari collegiali, c'è un ottimo rapporto di amicizia. Ma quando salgono sul ring sparisce. Infatti cresce la fiducia da parte degli insegnanti del lavoro che noi svolgiamo. Praticamente noi quello che facciamo lo facciamo solo per l'attività del pugilato laziale, per portarle poi a un certo livello. E io per esempio ho ragazze anche in palestra, ma delle mie non ce n'è nessuna che sta a quei livelli. Per cui non è che favorisco la mia atleta rispetto ad un'altra. E questo ho notato che parecchi tecnici l'hanno apprezzato questo gesto. E adesso, per cui, ecco, come diceva Daniela, ci siamo ritrovati al raduno dove io rappresentavo una parte della federazione con quale tecnico aiutante del responsabile della boxe femminile in Italia, Emanuele Renzini. Io ero lì a coadiuvare questo tipo di allenamento e abbiamo fatto una chiamata al Lazio che ha risposto subito, sono venuti a fare sparring a queste ragazze che poi hanno fatto i mondiali, insomma. Ecco, prima di andare a vedere un po' di risultati, volevo una battuta anche da Valerio Monti, insomma, su questo pugilato femminile, che abbiamo sentito un po' i numeri in crescita, no? Sì, quindi... stanno facendo un lavoro bellissimo sia il maestro Franco Piatti che Daniela e Francesca Giordano, che non è presente ma anche lei parte integrante del progetto. E i risultati gli danno ragione, perché il movimento è cresciuto parecchio anche negli assoluti femminili, insomma, Lazio ci ha avuto tantissimi rappresentanti, quindi
quindi bene così. Anche perché poi, calcolando che è una disciplina particolare, parliamo di donne, insomma, diventa anche in qualche modo un po' difficile parlare, almeno da parte nostra, no? Da parte delle... Beh, un argomento che in realtà si conosce poco, e per questo all'inizio c'è stato un po' di diffidenza. Però anche qui nel nostro territorio il numero di incontri per riunione sta aumentando. Questo significa che comunque chi sta dietro fa anche un buon lavoro di pubblicità. Certo. Perché questo poi bisogna fare. Le ragazze nelle palestre ci sono sempre state, solo che venivano messe da una parte, certo. No? Poi piano piano esce fuori una, esce fuori la Simona Galassi della situazione, esce quella e piano piano stanno uscendo fuori. E gli stessi tecnici vecchio stampo si sono avvicinati a questo mondo. Ce l'hai con me, eh? No, maestra, assolutamente no. Io infatti proprio per questo volevo dire che io insomma la mia carriera è lunghissima, io ho più di 30 anni di attività, per cui a parte le ragazze ho avuto un sacco di grandi pugili, grandi campioni, ma mi sono avvicinato alla boxe femminile perché guarda caso la commissione sono due donne e un uomo, ci sarei io. Però diciamo che mi appassiona molto perché devo dire, un po' a svantaggio dei maschietti, che le femmine sono più motivate. Non lo so perché, ma non ce n'è una che sgara sul peso, su qualcosa, sull'allenamento. Mi dispiace doverlo dire, ma questa è l'esperienza che mi insegna. Per far fare un match a un maschio, un ragazzo... magari oggi fa male un braccio, poi fa male. Io non ho mai sentito una ragazza mi fa male la testa, mi fa male qui il dito. Confermi, via, maestro, combatto. Sì, sì, effettivamente sì, per la poca esperienza che ho in ambito femminile, però sì, concordo con maestro. Infatti Guerra. È da sfatare il mito, le ragazze sono delicate, attenzione quando facciamo gli incontri, no, le ragazze vogliono salire sul ring e menare. E menare, combattere. Solo quello. Allora, abbiamo parlato di questi assoluti femminili che si sono disputati a Padova dal 27 al 29 settembre, vogliamo sentire un po' di risultati. Allora, gli assoluti per numero di partecipanti per il Lazio è andata abbastanza bene. Per quanto riguarda le medaglie, un pochino meno, nel senso che abbiamo avuto la medaglia d'oro a Romina Marenda, 60 kg, che fa parte del gruppo sportivo Esercito. Come vi dicevo prima, siamo stati un po' penalizzati nella categoria 60 kg perché per tre giorni di seguito ci sono stati tre derby laziali, quindi significa che la stragrande maggioranza delle partecipanti si sono concentrate in questa categoria. Quindi abbiamo avuto una medaglia d'oro a Romina Marenda, la medaglia d'argento ad Alessia Mesiano della box latina, il bronzo a Chiara Ferri, sempre per la categoria 60 kg. Per quanto riguarda invece le altre atlete laziali, per la categoria 51 kg abbiamo avuto la medaglia d'argento a Francesca Grubissic, che si è scontrata contro uno dei mostri sacri del pugilato femminile, che è la Terry Gordini. Ricordiamo medaglia d'argento ai mondiali del 2008, nonché campionessa italiana in carica, e quest'anno infatti si è riconfermata. E poi per la categoria 57 kg, medaglia d'argento a Marzia Verrecchia, che si è scontrata uguale contro un altro mostro del pugilato italiano, la campana Marzia Davide. E poi abbiamo le altre partecipanti che comunque si sono classificate al terzo posto, quale Patrizia Pilo e Francesca Pietrolungo, che è stata eliminata anch'essa da Marzia Davide. Quindi, se parliamo di numeri, come partecipanti abbiamo fatto una bella figura. Se parliamo di risultati, sicuramente, un po' meno. Contro i mostri sacri è abbastanza difficile. Vabbè, scontrarsi. Comunque c'è tempo, insomma, però per recuperare. Assolutamente, no? Il prossimo anno medaglie d'oro a noi. Stiamo lavorando per migliorare. Sicuramente risultati. No, io chiedo a Valerio Monti, qui parliamo, insomma, da poco è nata la nuova palestra
con Domenico Spada. È prevista anche nella palestra, nella Vulcano Gym, la possibilità di dare spazio anche alle donne per quanto riguarda il pugilato? Allora, a livello amatoriale sì, a livello dilettantistico no, perché abbiamo fatto una scelta con Domenico di non fare dilettanti, quindi faremo solo pugili professionisti. E femmine professioniste ce ne sono poco o niente in Italia, e quindi al momento no. Vabbè, poi, però in futuro può darsi che c'è una possibilità, vedremo. Sì sì, la palestra è aperta a tutti, quindi. Ecco, ricordiamo la palestra che è a Santa Maria delle Mole, quindi sicuramente ci saranno tantissime ragazze che vorranno in qualche modo intraprendere questo nuovo tipo di attività sportiva. Speriamo, no? Speriamo. Speriamo, insomma. E io chiedo, prima Franco parlavi, abbiamo parlato degli italiani che hanno affrontato insomma le russe, sì. Insomma, ecco, in questo momento quindi hai parlato di non tanta differenza, no? Diciamo che a livello tecnico noi ci siamo, in qualsiasi torneo possiamo partecipare tranquillamente, stiamo all'altezza. Quello che volevo far capire più che altro, i paesi, soprattutto i paesi dell'est, ci surclassano un pochino sulla fisicità, hanno un fisico superiore, una resistenza un po' più, diciamo, resistenza organica, tra l'altro forse perché fanno allenamenti diversi, oppure perché queste ragazze nostre sono talmente giovani che ancora non supportano il lavoro di potenziamento. Io quello che chiedo, e continuerò sempre a dirlo, è dare un consiglio ai nostri colleghi, ai maestri, a tutti quanti, di poter far svolgere durante gli allenamenti almeno due volte a settimana potenziamento muscolare, perché bisogna un po' sfatare quello che si è sempre detto all'epoca, che i pesi legavano e il pugile non è vero. Bisogna, perché io ho visto veramente dei mostri con fisico spettacolare, che poi ne è stata la differenza sopra il ring. Ecco, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che noi dalla settimana prossima inizieremo e cercheremo di far conoscere un po' tutte le altre realtà, ovviamente palestre ce ne sono tante nel Lazio, per far conoscere un po' le altre realtà delle altre palestre, quindi noi dalla settimana prossima inizieremo questa rubrica all'interno appunto di Manabox, dove cercheremo appunto di conoscere le tantissime realtà nel Lazio. So che Daniela arrivi da una palestra di Lariano, giusto? Di Lariano Velletri, insomma, sì, siamo lì comunque, zona siamo Castelli lì, siamo intanto lì, arriva un Castelli. Messaggio, grazie per lo spazio che dedicate alla nobile arte, continuate così con la speranza che gli appassionati vi seguano e sostengono. Beh, questo è targato Valerio, un altro Valerio, noi speriamo di farlo, ovviamente cerchiamo questo con il vostro aiuto, che per tutti quelli che amano appunto il pugilato attraverso questa nostra trasmissione, anche se è un'ora, però insomma un'ora che cercheremo di dedicare appunto alla box. Daniela. Sì, io sto in una palestra di Velletri che si chiama Box Volska, insieme al maestro Angelo Feuda. Iniziamo già a farla conoscere e poi prossimamente poi la conosceremo un po' più da vicino. Insieme al maestro Angelo Feuda e a Clay Feuda. E per adesso facciamo attività dilettantistica. Forse dal prossimo anno intraprenderemo anche la strada del professionismo. Ed io, vabbè, mi occupo insieme al maestro e a Francesca prettamente dell'attività femminile, anche nella nostra palestra. Ebbene, questo abbiamo così un po' anticipato quello che saranno gli argomenti da partire dalla prossima settimana. Noi tra un po' ci collegheremo con Alessandra Branco, così rimaniamo nel femminile. Insomma, siamo contenti appunto che possiamo dare spazio a tutti per quanto riguarda il pugilato, quindi sia quello maschile che quello femminile, e come abbiamo sentito sono tantissimi gli appassionati e tantissime le atlete che si cimentano in questo sport non facile, no Daniela? Sì, Francesco, scusami, io volevo ricordare che questa domenica 13 c'è il collegiale femminile nella palestra Flaminio di Roma,
e tutte le atlete sono ovviamente invitate a, a partecipare. E la settimana dopo saremo, non finisce qui, ce ne andiamo, sì, infatti ce ne andiamo tutti quanti in Toscana, ma non a fare una scampagnata, lì ci sarà da fare sparring con altre colleghe pugili del Comitato Regionale Toscano, e per cui sta crescendo, il pugilato cresce e si vede da, da tutto il movimento. E questo ne siamo contenti. Allora io intanto do la buona serata e la ringrazio per, come sempre, per il suo intervento alla nostra trasmissione. Salutiamo Alessandra Branco. Ciao Alessandra, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora innanzitutto ti chiedo come sta, insomma sappiamo un po' quello che ti è accaduto, ne hanno parlato ampiamente un po' tutti i tuoi amici, anche gli appassionati di pugilato, e ovviamente la domanda mi sembra scontata, vogliamo sapere insomma stai recuperando piano piano, no? Sì, sto recuperando piano piano, sto migliorando giorno dopo giorno, ecco domani mattina avrò l'ultima visita insomma in ospedale per vedere insomma. Ecco, ricordiamo che sei stata purtroppo protagonista di un brutto incidente, insomma, quindi speriamo stradale, quindi l'augurio è quello di una pronta guarigione, ma sappiamo insomma la tua caratteristica, insomma sei una ragazza battagliera e sei pronta a ricominciare. Insomma Alessandra, stiamo parlando di questo incontro di Colai che si disputerà, incontro che si doveva disputare qualche settimana fa, purtroppo per questo brutto incidente è stato rinviato, ma sei pronta a ricominciare, no? Sì, sono pronta a ricominciare, sono già da una settimana che sto lavorando per questo evento e oggi ho avuto la conferma che si farà sabato 2 novembre al Palazzetto dello Sport di Montalto di Castro. Quindi ricordiamo il 2 novembre, come aveva ricordato anche Valerio Lamanna precedentemente. Sì, ecco, perciò piano piano ecco, sto ritornando alla vita di prima. Sicuramente. Alessandra, ricordiamo che oltre a Colai ci saranno altri incontri, no? Anche se sì, saranno incontri. Altri incontri. Incontri dilettantistici. E in più, ecco, per creare ancora una volta una serata diversa, ho chiamato delle scuole di pop del posto e anche di Civitavecchia per ecco, fare una serata ancora più ampia, non soltanto di pugilato. Ecco Alessandra, noi questa sera diciamo la nostra trasmissione così ha trattato lungo e largo un po' quello che è la situazione pugilistica femminile, no? E volevo chiedere, visto che fai parte insomma del mondo del pugilato, hai questa società dove organizza eventi, la IB Events, volevo sapere un po' da te se in previsione ci sono la possibilità anche di organizzare dei incontri femminili. Sì, c'è la possibilità, però ecco, noi come non abbiamo una vasta scelta, abbiamo soltanto la Simona Galassi per il momento, perciò ecco, non abbiamo molta possibilità di inserire nelle nostre manifestazioni incontri femminili. Anche perché non so com'è la zona di Civitavecchia, insomma, se ci sono... Civitavecchia non ce ne sono. No, perché vedo che Daniela scuote la testa, quindi confermo. No, in realtà i numeri non ci sono perché non dimentichiamo che è lo stesso pugilato femminile che ha solo 10-12 anni di storia sulle spalle, quindi ci vuole ancora un pochino di tempo e pazienza per esplodere anche a livello professionistico. Quindi... Infatti ecco, è proprio questo, per il momento non abbiamo ecco, diciamo non materiale, però non abbiamo ecco, le ragazze che comunque a livello professionistico possono comunque ecco, far parte delle nostre manifestazioni. Poi sicuramente ecco, in futuro sì. Sì, ciao Alessandra, sono Valerio. Senti, volevo sapere, ho letto che Bremer ha lasciato il titolo europeo dei medio massimi, volevo sapere se Colai era in lista per Colai disputarlo. È il numero 2 del ranking europeo, perciò penso che dopo il mio incontro e dopo l'incontro penso del 22 novembre, che combatterà ancora una volta sotto il titolo di Larghetti, penso che sarà prossimo al titolo europeo. Ok,
Quindi questo abbiamo così anche risposto alla domanda di Valerio Monti. Alessandra, prima di salutarti, non so se Franco Piatti vuole farti qualche domanda, un saluto. Ciao Alessandra, no niente, io volevo soltanto salutarti e ti ammiro per il lavoro che stai facendo per la tua organizzazione. Un saluto a te, a Gianluca e a Silvio. Ciao, okay, buona serata. Ripetilo, grazie. E auguri per, di pronta guarigione. Dai, forza. Sì, anche da parte mia gli auguri di pronta guarigione e solo tanti complimenti per la pazienza, lo spirito di iniziativa, perché non è semplice farsi largo. Allora Alessandra, io ti saluto, ovviamente ci sarà modo di risentirci prima di questo evento del 2 di novembre. Io ti ringrazio per il tuo intervento, ovviamente un in bocca al lupo per tutto, no Alessandra? Crepi il lupo, se vuoi. Ciao, grazie ad Alessandra Branco. Noi siamo davvero alle battute finali di questa trasmissione, quindi noi ricordiamo, Daniela, questo appuntamento di domenica mattina allo Stadio Flaminio di Roma. Sì, dalle 10. Così pubblicizziamo un po' l'evento, così invitiamo tutti gli appassionati. Assolutamente sì, rubiamo ogni seconda anche se l'adesione già sono arrivate. Già sono arrivate. 70. Sì. Quindi sì, ricordiamo il 13 presso la palestra dello Stadio Flaminio. Ingresso gratuito, ricordiamo. Ovviamente gratuito, il pugilato si fa solo per passione. Anche perché Franco in questo momento insomma, no, è sempre soldi non ce ne sono. Abbiamo finito anche noi tecnici. Ecco. Quindi dalle 10 a mezzogiorno sedute di sparring con tutte le ragazze del Lazio, e il 19 e il 20 a Terranova Bracciolini ad Arezzo con il maestro Piatti, le ragazze del Lazio e le ragazze della regione toscana ed il tecnico ed responsabile tecnico... nazionale Emanuele Renzini che saluto. Ecco, quindi chi si vuole fare una bella passeggiata, una bella gita in Toscana, in potrà... effetti è un modo come un altro per stare insieme. Guarda, veramente è un gruppo bellissimo questo nostro del Lazio. Io stiamo in chiusura, però volevo soltanto accennare che oggi c'è stato l'incontro, la presentazione della squadra elite maschile con il presidente Malagò del CONI, e tra le quali erano ospiti d'onore anche due atlete che hanno partecipato ai mondiali in Bulgaria, ovvero la medaglia d'oro Irma Testa e la medaglia di bronzo Roberta Bonatti. La cosa più bella non è che perché loro sono state lì da Malagò, ma perché sono venute a trovare il maestro in palestra. Ah, ecco, questa è la cosa più bella. Un abbraccio, un bacione. Allora, noi siamo ai saluti. Valerio, per chiudere questa puntata dedicata principalmente al box femminile. Sì, volevo menzionare Romina Marenda, che ha vinto per la terza volta i campionati assoluti, ha fatto un match abbastanza duro con la Mesiana, quindi complimenti anche a lei. Nata a Bolzano, giusto? Bolzano Vicentino, sì. E adesso è fuori con la nazionale, che stanno facendo un torneo in Germania. E speriamo che riescano poi nel proseguo a qualificarsi per le Olimpiadi almeno qualche ragazza, perché ce ne sarebbe bisogno, che alle scorse non ci siamo riusciti. E quindi niente, tutto qui. Volevo ricordare anche un'altra cosa a livello professionistico: ci sarà il mondiale dei pesi welter la prossima settimana fra Timothy Bradley e Juan Manuel Marquez, match molto importante. Il vincitore potrebbe fare con il vincente fra Pacquiao e Rios, sempre per il mondiale Pubio in palio, quindi insomma è un match da seguire. E ovviamente ringrazio Valerio Monti, perché ovviamente mi sostiene in questa trasmissione, è un libro parlante, sa tutte le notizie, quindi riusciamo a dare ai nostri radioascoltatori anche tutte le notizie per quanto riguarda il pugilato sia mondiale che quello italiano. Ovviamente io saluto e ringrazio, partiamo da Daniela Valeri. Daniela, io ti ringrazio per il tuo intervento alla nostra trasmissione. Grazie a te Francesco, e rinnovo l'invito anche a te. Domenica, se vuoi venire a trovarci, volentieri ti ospitiamo e ti facciamo conoscere un po' il nostro mondo. Va bene, vedremo se grazie gli impegni ancora mi permetteranno di poter seguire domenica. Comunque domenica qualche cosa riusciremo a fare insieme a noi di Radio Mana Mana Sport. Ovviamente ringrazio Franco Piatti. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e seguiteci sempre, seguite Radio Mana Mana, perché se si parla di box sport, si parla... specifichiamo Radio Manamana Sport. Radio Manamana Sport, perché se si parla di pugilato si parla veramente di sport. Sicuramente, perché sono tanti tanti gli appassionati che ci seguono. Ringrazio ovviamente Valerio Monti. Noi ci ritroviamo la settimana prossima. Precisi e puntuali. Precisi e puntuali, come sempre, 20 e 30, 21 e 30. Ringrazio
Antonio Romano in cabina di regia. Ora vi lascio tra un po' al calcio con Virgilio, parleremo di Roma, ci avviciniamo lentamente a questa partitissima della prossima settimana, venerdì 18 ottobre, con la partitissima, quella tra Roma e Napoli. Allora l'appuntamento è la prossima settimana con Manabox, e da Francesco Genetiempo una cordiale buona serata.